Una corda. Vado a prendere la corda e creiamo così un fiocco. Una volta creato il fiocco, prendo un capo di questo fiocco e lo passo all'interno, un capo e lo passo all'interno e vado a stringere in questo modo. Basta un poco di polvere magica che il nostro nodo scorre lungo la corda e scompare. Una corda e un nodo. Ma andiamo a rifarlo, sì, perché la prima volta abbiamo avuto una magia. Se invece noi adesso andiamo a ricreare di nuovo il fiocco, potrebbe diventare una specie di sfida da bar, perché una volta creato il fiocco io passo un capo all'interno e vado a tirare. Basta solo un soffio che il nostro nodo scompare. Puoi chiedere ai tuoi amici di fare lo stesso e puoi provare te stesso. Se hai una corda a casa, prova a fare così un fiocco, a passare un capo all'interno del fiocco e a passare un capo all'interno del fiocco e a vedere se il nodo rimane o, come in questo caso, scompare. Sicuramente puoi provare, ma molto difficilmente riuscirai a farlo, perché bisogna sapere l'esatto modo di fare questo bellissimo gioco di prestigio. Se hai un po' di pazienza, subito dopo questo video ci sarà il video di spiegazioni che ti spiega come fare un fiocco e subito dopo passare un capo all'interno e farlo sparire. Bene, vediamo come realizzare questo finto nodo, questo finto fiocco. Con la mano sinistra andiamo a tenere la corda in questo modo, indice, medio, il pollice blocca. Scendiamo sotto di un 15 cm, indice, pollice e il medio è così. Ruotiamo lungo il medio della mano sinistra e ci troviamo in questa posizione. Ora, la mano destra va a prendere questo fiocco, la mano sinistra va a prendere questo fiocco. Tiriamo, così, e abbiamo creato il fiocco. Ora, passando da qui dentro dove abbiamo le dita, quindi passando internamente verso di noi, andiamo a prendere questo capo esattamente. Ora qui entriamo dentro di noi e non ce l'abbiamo qua il capo, quindi dobbiamo ruotare e prendere il capo che abbiamo sotto. A questo punto abbiamo realizzato il nostro finto nodo, lo mettiamo dentro la mano e sotto la copertura della mano tiriamo ancora di più in modo che il nodo si sciolga. Gesto magico e abbiamo la sparizione del nodo. Quindi rivediamo con calma il come creare questo finto nodo. La mano destra tiene la corda in questo modo, la mano sinistra prende in questo modo, pollice blocca, ruoto facendo perno qua e mi trovo in questa posizione, queste due dita prendono e queste due dita prendono. A questo punto ruoto così verso l'esterno, guarda cosa succede, ok? Ci troviamo in questa posizione dove abbiamo il filo di vicino a qua, quindi sarà facile con queste due dita girarci e prendere questo. Ora, sempre con il fiocco in questa posizione, noi andiamo a inserire le due dita, però non ce l'abbiamo quel capo, quindi dobbiamo ruotarci, è proprio questo che permetterà di fare il finto nodo, ruotando qua alla sinistra. Prendiamo, ora andiamo a tirare e vediamo come non abbiamo fatto nessun nodo. Fatto il movimento a velocità normale, noi vediamo che otteniamo il nodo, prendiamo qua, ok? Prendiamo qua e vediamo come il nodo si vada a sciogliere. Per l'ultima volta, queste due dita, ruoto, prendo e tiro. Questo è il nodo, vediamo proprio mentre si sta creando. Una volta fatto, ce l'abbiamo verso di noi, questo prende e questo prende. Vado a tirare sotto la copertura della mano, faccio il gesto magico, faccio vedere come il nodo scompare completamente. Questa è la spiegazione del finto nodo, finto fiocco. Vota il video per farlo salire nelle classifiche.